Pestenicki cerca di lanciare Camilli sulla corsa, stanno arrivando Pellegrini e Maurizio dall'altra parte. Camilli porta palle dentro in aria, Camilli la mette bassa, Pompei ci mette una mano e poi riesce ad allontanare Pinto sui piedi di Vecchiarello. Bene Pellegrini che sguscia via, poi però gli si para davanti Vecchiarello, ma poi insiste relativo lì con Grossi. Maurizio gioca di prima, palla poi giocata per Camilli che restituisce a Vestenicki che trova il modo di calciare con il mancino. Parata sicura ancora di Pompei. Il solito Grossi dalla bandierina, palla tagliata di testa, sfiorata Camilli non indirizzandola verso lo specchio. Può crossare Vecchiarello direttamente verso la porta e deve alzarla con la mano di richiamo. Zappalà ancora in corner. Valentino vuole rimessa lunga, anche se c'è l'opportunità di andare corto da Olivieri. Valentino, arriva adesso il cross basso, allontanato da Diemma. Vecchiarello controlla, Vecchiarello prova il destro deviato, Zappalà, sicuro. Rimessa in area, Grossi non bene, rischia la Tivoli, poi anche il rilancio di Jurgens non è perfetto, palla che assume una stranissima traiettoria. Ne esce fuori un calcio d'angolo per l'Atletico Ascoli. Mentre prova da destra ad attaccare l'Atletico Ascoli, Traini deve difendere palla. Buon controllo, poi sinistro, per improvviso di Minicucci, senza problemi, controlla la traiettoria, Zappalà. Maurizi, non si chiude il triangolo, occhio perché può ripartire l'Atletico Ascoli con Traini. Di forza Traini entra in area, palla rimorchio, non la tocca nessuno, arriva Olivieri che calcia alto da ottima posizione, migliore occasione per l'Atletico Ascoli. Lascia rimbalzare qui la difesa, Valentini non la tiene, Gurini prova il sinistro. Sul primo palo non ci sono problemi per Zappalà. Senza commettere fallo, Maurizi porta palla, sterzata su Vecchiarello. Maurizi adesso allarga per De Marco. De Marco in aria, va sul mancino, la mette forte, Cruz non arriva! C'è stata una deviazione in calcio d'angolo. Grossi che poi vuole andare morbido in aria, Mazzarani non bene. Prova ad andare in alto Maurizi, la tocca Cruz, la controlla De Marco, in aria De Marco! De Marco! All'ottantesimo minuto esatto, Andrea De Marco entra dalla panchina e segna il gol dell'1-0. Il lancio di Ceccarelli, Pedrini la prolunga, Traini in area, lo sbilancia Valentini, arriva la conclusione di Mazzarani, ha pareggiato l'Atletico Ascoli. Al terzo di recupero, ha segnato il primo gol del suo campionato Mazzarani. Finale per la Tivoli che l'ha sbloccata all'ottantesimo con De Marco. Il gol nel recupero di Mazzarani dice che Tivoli Atletico Ascoli termina 1-1.